Eccomi qua, cari amici, eccomi qua alla grande libreria ubicata dentro la stazione Termini. E chi ti trovo? Chi ti trovo qua? Chi ti trovo? Ma Massimo Gemellini, ancora prima che tu venga al mondo, capito? Perché il potente giornalista Massimo Gemellini, giornalista ma sta sempre in TV con Fabio Fazio, che io Fabio Fazio lo chiamo faccia d'angelo, siccome doveva nascere il suo bimbo, prima che nascesse il bimbo ha scritto questo libro, prima che tu venga al mondo, capito? Io non lo so chi può averlo comprato questo libro, non lo so, proprio non lo so. Eccolo qua, Massimo Gemellini, io lo chiamo l'ottimo parroco di campagna, vabbè. Poi c'è l'enigma dell'abate nero, thriller storici. Ma andiamo, ma c'è già il thriller storico La lama e la rosa, pubblicato da Hachette Internazionale di Serafino Massoni. Serafino Massoni, La lama e la rosa, Hachette Internazionale, nella collana I codici segreti della storia. E poi qua che c'è? Cazzullo, che ha pubblicato il libro Dante, il poeta che inventò l'Italia. Ma dai, diciamole tutte le cose che Dante di Nietzsche, Dante diceva, la iena che scrive poesie sulle tombe, diciamola tutta la storia, diciamola tutta. Eccola qua la potente libreria, però c'è una cosa sorprendente. Hanno tolto Corrado Augias, si vede che sono andati a vederlo il mio video intitolato Corrado Augias non copiare, un video antichissimo che io ho dedicato a Corrado Augias, intitolato Corrado Augias non copiare, Corrado Augias non copiare, capito? C'è sempre quel video Corrado Augias non copiare sul mio pregiato canale YouTube, dove ho 15.000 iscritti, oltre 10 milioni di visualizzazioni e poi 12.000 video. Beh, Aldo Cazzullo è famoso perché ha scritto tempo fa un libro intitolato La mia anima sarà ovunque tu sia, la mia anima sarà, andate a digitare sul web, Aldo Cazzullo, la mia anima sarà ovunque tu sia, anvedio l'anima, Aldo Cazzullo, ma dai Aldo Cazzullo, su dai, bello il titolo, la mia anima sarà ovunque tu sia, l'amore cari amici, l'amore. Di cui ho parlato della mia celeberrima opera La stirpe del serpente, cari amici. Beh, insomma, io sono qua nella questa grande libreria della stazione Termini, cari amici. Eccolo qua, Aldo Cazzullo. La mia anima sarà ovunque tu sia, cari amici. Adesso che ha scritto a rivedere le stelle, vabbè, vi saluto, cari amici. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni che sta qua alla stazione Termini di Roma. Ok.